Ragazzi, bentornati su TeamTech. Io sono Claudia e questa è la recensione di Wiko View 2. Innanzitutto vi dico subito qual è l'impressione generale dopo circa 10 giorni di utilizzo. Quando ho aperto la scatola di questo smartphone non sapevo bene cosa aspettarmi, eppure mi ha veramente sorpreso. Quindi se state cercando uno smartphone al di sotto dei 200 euro, vi invito a seguire questa recensione e valutare questo smartphone come il vostro prossimo telefono. Iniziamo dal design perché Wiko View 2 è uno smartphone davvero bello, sia perché è molto sottile e leggerissimo, ma anche per questa back cover specchiata che lo rende davvero interessante. Altrettanto però scivoloso e soprattutto non è oleofobica, quindi mi sono trovata spesso tantissime impronte che certamente non fanno grande appetito sul design. Su questa back cover troviamo il lettore di impronte digitali e la fotocamera con flash LED e poi in tutto intorno vediamo la presenza del jack 3.5 mm e purtroppo, questo va detto, micro USB 2.0. Non c'è il Type-C e questo in qualche modo lo rende già uno smartphone un po' vecchio se vogliamo parlare di concorrenti. Il focus principale è però sul display, full screen 19 noni e diagonale da 6 pollici. I bordi sono ridotti per essere uno smartphone da 200 euro e il notch è occupato soltanto dalla fotocamera. La tecnologia del display è IPS LCD, i neri non sono molto profondi, ma anche all'aperto la luminosità è buona. Il notch ha una forma particolare, però devo dire che la visualizzazione dei contenuti delle applicazioni si adatta bene. Ad esempio, se guardiamo un video su YouTube a schermo intero, quindi in posizione orizzontale, appaiono lateralmente le bande nere che ci permettono di non tagliare quello che stiamo guardando. Con altre applicazioni invece può essere un po' fastidioso, ad esempio su Instagram quando andiamo a fare una nuova storia la possibilità di cambiare il carattere del testo risulta sotto effettivamente alla fotocamera, oppure anche la possibilità di salvare la stessa storia, e questo può essere sicuramente un po' fastidioso, però effettivamente poi si riesce a cliccare sui tasti e quindi non va a impattare sulle funzionalità vere e proprie. Una scelta discutibile è quella di lasciare i tasti di utilizzo nell'interfaccia e non piuttosto inserirli in questa banda inferiore che è stata lasciata dalla casa nel design piuttosto generosa. Vediamo però adesso come si comporta nella vita quotidiana. In generale possiamo dire sicuramente che è uno smartphone fluido. Non ho assistito a crash di applicazioni, ma certo ogni tanto, soprattutto nel gaming, un po' di rallentamenti ci sono. Ad esempio anche con Netflix, se si vede un video per più di un'ora, un'ora e mezza, si assiste anche a un po' di surriscaldamento della back cover. Parlando di fluidità, l'esperienza utente è affidata fondamentalmente a una versione stock di Android 8.0 Oreo con poca personalizzazione di Wiko, che però dove c'è non è impattante e soprattutto non dà fastidio all'interfaccia complessiva. Quello che mi è piaciuto di più da questo punto di vista sono le modalità di sblocco, innanzitutto il lettore di impronte digitali sul retro, ma soprattutto lo sblocco tramite riconoscimento facciale che c'entra 10 volte su 10 il punto, mentre con il lettore di impronte ogni tanto c'è qualche problema. Come ho detto già prima, il lettore di impronte è posto sul retro e questo può renderlo un po' scomodo, ad esempio se è appoggiato su un piano, ma soprattutto mi ha veramente colpito il riconoscimento facciale, perché funziona sia che io abbia gli occhiali che non li abbia, e soprattutto anche di notte non ho avuto problemi. E rispetto ad altri Wiko che ho provato in passato, sicuramente si nota una differenza sul lato software e sull'esperienza complessiva che l'utente può fare tramite questa interfaccia molto snella, fluida, interattiva e facile da utilizzare. Per chi vuole sapere di più sulle specifiche tecniche, vi ricordo che troviamo qui un chipset Snapdragon 435 affiancato a GPU Adreno 505 e 3 GB di RAM. È poi uno smartphone dual SIM, ma è ibrido, quindi se volete espandere con micro SD la memoria interna da 32 GB non potrete utilizzare la seconda SIM. Per quanto riguarda la fotocamera, troviamo una fotocamera principale da 13 megapixel con focale 2.0 e fotocamera secondaria da 16 megapixel, quindi è sui selfie che Wiko punta tutto. Effettivamente, se siete amanti dei selfie, i selfie che scatta questo smartphone sono molto buoni e soprattutto è ottima la condizione di luminosità. Mi è capitato di provarlo ad un concerto con tutta la luce del palco dietro ed effettivamente noi che eravamo in primo piano siamo venuti a fuoco e anche luminosi, mentre dietro c'era la giusta sfocatura delle luci. Sulla fotocamera anteriore è stata infatti implementata la tecnologia Auto HDR
HDR che riesce a trovare la giusta esposizione e la conformazione ottimale per scattare i selfie migliori. Per quanto riguarda invece gli effetti della fotocamera, per i selfie potete impostare l'effetto bellezza che però, se messo al massimo, effettivamente vi dà quella nebbia un po' davanti e sembrate un po' fatti di porcellana. Sia il comparto posteriore che quello anteriore sono poi dotati di tecnologia Big Pixel, che è una tecnologia di Wiko fatta apposta per catturare la luce in maniera ottimale e fare sì che le immagini, soprattutto di notte, risultino luminose, anche se ogni tanto sembrano post prodotte e perdono un po' in nitidezza. Per quanto riguarda invece i video, potete registrare in Full HD. Wiko ha inserito una stabilizzazione digitale in modo che il tremolio sia ridotto. Effettivamente poi chiaramente se registrate camminando un pochino si vede questo, ma complessivamente non è così fastidioso. Devo dire che sul lato batteria sono rimasta molto colpita, perché la batteria da 3000 mAh mi ha permesso di sforare il giorno di utilizzo, soprattutto con un utilizzo medio, non particolarmente pesante, ma comunque pensate che sono riuscita a superare sempre le 4 ore di schermo acceso, e in particolare quando ho dovuto lasciare, diciamo, il telefono a fare l'aggiornamento del sistema, mi ha consumato soltanto il 2% di carica. Ci sono però delle pecche. Inizialmente, come ho detto all'inizio, il fatto che non ci sia la USB Type-C, e questo in qualche modo invecchia lo smartphone o comunque non lo rende al passo con alcuni competitors, e poi l'assenza, come ci si aspetta ovviamente in un medio gamma, di tecnologia di quick charge, quindi ci mette, diciamo, più o meno 2 ore a caricarsi completamente, e di questo bisogna tener conto, soprattutto ad esempio se state tutto il giorno fuori e quindi nel momento in cui la batteria sfora il giorno di utilizzo dovete comunque tenere conto dei tempi tecnici per la ricarica. Se mi dovessero chiedere un consiglio su uno smartphone da acquistare almeno di 200 euro, sicuramente consiglierei Wiko View 2 per diversi motivi. Innanzitutto perché è uno smartphone full screen, una tecnologia che è sempre più visibile sugli smartphone e che quindi li rende competitivi, e poi per diversi motivi, prima di tutto la batteria che, come ho detto, mi ha permesso di essere sempre sicura dell'utilizzo quotidiano, e le prestazioni in generale. Non mi aspettavo chiaramente di avere uno smartphone super performante, ma mi ha lasciato subito in positivo. Devo essere sincera, non mi aspettavo grandi cose, non sapevo effettivamente cosa aspettarmi da questo smartphone, e complessivamente il giudizio è molto 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 buono. Vi ricordo innanzitutto che esiste anche una versione pro di questo smartphone che costa circa un centinaio di euro in più e che presenta delle caratteristiche tecniche simili, cambiano le dimensioni, cambia la fotocamera, e poi vi ricordo che non è uno smartphone esente da difetti. Ci sono innanzitutto delle scelte come la mancanza della USB Type-C, che è poco spiegabile nel panorama degli smartphone attuali, e poi ad esempio questa banda inferiore lasciata libera dove non sono stati ad esempio posti i tassi di utilizzo. Ma c'è anche una fotocamera non perfetta per gli amanti delle foto, perché effettivamente ci troviamo sempre di fronte ad un comparto da 200 euro, e qualche rallentamento se siete dei super amanti del gaming. Se vi è piaciuto questo video mettete un like qui sotto, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale Team Tech e seguiteci su tutti gli altri social network, a partire da Facebook, ma anche su Instagram, sull'account Tecnologici e Simplizod del nostro Stefano, su Twitter, e ovunque vi capiti di vedere Tecnologici, continuate a leggerci, continuate a dirci cosa pensate dei nostri video. Alla prossima!